La regione di Vladimir è uno dei centri antichi, storici e culturali della Russia. I territori che fanno parte della regione costituiscono il cuore del Principato Vladimir-Suzda. La regione di Vladimir ha una posizione geografica molto comoda. È situata al centro della parte europea della Russia e confina con la regione di Mosca. Da alcune decine di anni, la regione di Vladimir è una delle parti della Russia centrale più visitata dagli stranieri. Le città antiche della regione di Vladimir sono entrate nell'itinerario russo turistico famoso in tutto il mondo, che si chiama l'Anello d'Oro della Russia. Suzdal si considera giustamente la città museo all'aperto. Sul territorio di 9 km quadrati si trovano più di 270 monumenti dell'architettura, 4 dei quali sono inseriti nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Il complesso alberghiero turistico Le Calde Sorgenti, in russo Garei Ciclici, è situato in un posto solitario e pittoresco di Suzdal. È certificato ufficialmente a 4 stelle dell'Agenzia Federale del Turismo. Il complesso è in servizio dal 2002. Sul grande territorio isolato del complesso si trovano 2 alberghi e 3 alloggi ospitali. In totale ci sono 84 camere fatte per i vari gusti dei clienti. Camere di prima categoria, camere matrimoniali, camere di semilusso, camere di lusso anche a 2 piani. L'albergo Bashenki è costruito con materiali ecocompatibili legno. L'albergo usa e bada delle camere fatte secondo lo stile russo. Gli architetti russi sono riusciti sorprendentemente a combinare pietre, legno e metallo. Le Calde Sorgenti ha 3 ristoranti che possono ospitare contemporaneamente più di 180 persone. Il menù è lieto di offrire antipasti e piatti tradizionali della cucina russa ed europea. Il complesso ha 2 sale conferenze con la possibilità di alloggio di 250 persone con tutta attrezzatura necessaria per riunioni d'affari ed eventi aziendali. Le caratteristiche del complesso sono 12 saune russe separate che si chiamano bagni. Bagni di taiga, bagni di Siberia, anche bagni cosiddetti al nero o bagni al fumo, il primo archetipo di bagna russa contemporanea. I massaggiatori professionisti offrono ai nostri clienti un servizio completo salutare. I migliori massaggiatori del complesso hanno partecipato nel campionato europeo di battitori con rami di quercia e da settembre 2012 uno di loro ha vinto la Coppa Il Mastro di Vapore nella gara panrussa di massaggiatori. Dopo la sauna calda d'inverno si può anche buttarsi nell'apertura specialmente attrezzata nel fiume ghiacciato o fare il bagno con acqua gelida nella vasca ricavata da una quercia ed estate nuotare nell'acqua fresca del nostro fiume artificiale. Bagno è il posto dove la gente davvero si gode la vita. Nelle Calde Sorgenti da sempre si svolge il programma tematico per il riposo familiare. Sia per bambini sia per adulti sarà interessante visitare il museo della storia Shurva di Radice con l'orto, gli animali domestici, il poligono di tiro antico e varie esposizioni. Il complesso alberghiero turistico Le Calde Sorgenti, avendo un territorio isolato, ha la possibilità per lo svolgimento degli eventi di diverse entità, dalle eventi aziendali ai grandi festival internazionali. C'è una festa sportiva di Lapaz, dove partecipano bambini ed adulti, atleti e dilettanti, famiglie e compagnie di amici e da calcio con l'Apat partecipano squadre di lavoratori aziendali. L'Apat sono delle scarpe antiche fatte a mano di corteccia di tilio. La festa interessa anche gli ospiti stranieri. Nel 2011 alla festa partecipavano i migliori membri della polizia europea. Per gli spettatori fanno dei concorsi divertenti e gare con il protagonista della festa, l'Apat. E certamente saranno premiati i vincitori. Per le persone interessate della storia, all'inizio di luglio si svolge il Festival della Storia Militare Suzdal Antico. Duelle equestri, numerose battaglie teatrali sono degli spettacoli affascinanti. Tutti i partecipanti si presentano con i costumi ed armi antiche, fedelmente ricostruiti secondo i libri storici e disegni del passato.
A settembre nel complesso Le Calde Sorgenti fanno il Festival di Bagna Rossa. Nella conferenza dedicata a divulgazione di tradizioni di Bagna Rossa hanno partecipato rappresentanti di Ucraina, Russia, Lettonia, Germania e Stati Uniti d'America. Nel festival sono in funzione parecchie parti. Sul primo sono presentati bagni mobili e anche prototipi di bagni che esistevano nei periodi più diversi della storia russa. La bagna di paglia, le cui parti sono di stelle profumate di sedere a grano. La bagna da caccia, che è fatta con i tronchi di betulle e abeti compressi con muschio. La bagna campale dello Zar si presenta come una tenda di feltro. La vasca di bagno speciale che si riscalda col fuoco, la cui parte tecnica assomiglia tanto al furo giapponese. Benvenuti a sud nelle calde sorgenti. Per capire e sentire la Russia, bisogna almeno una volta nella vita fare il giro dell'Anello d'Oro, visitare le città antiche, care il cuore di ogni russo, perché proprio lì è nata la Russia, la storia della nazionalità russa, civiltà ed arte.